Ciao a tutti da Luca Viscardi, abbiamo appena fatto il video di unboxing di questo clone dell'iPhone 5 che sul web è noto con vari nomi, in alcuni posti si trova con IP5, in altri con Z Phone 5, in altri ancora in altri modi, quindi io non ho voluto dargli uno specifico nome, io l'ho acquistato come ho già detto dal sito web cooliCool.com, che appunto spedisce direttamente dalla Cina e l'ho ricevuto dopo 2 settimane e mezzo circa, con una spesa di 170-180 euro e non ho avuto da pagare neanche oneri doganali, quindi da questo punto di vista sono stato anche fortunato. Insieme ho acquistato una custodia, una cover semi-rigida, diciamo che è rigida, in realtà poi è talmente sottile che non la è veramente. Di quelle con bordi soltanto laterali e ovviamente le feritoie per i tasti sopra e sotto, chiaramente fotocamera e qua anche per inserimento SIM. È una cover per iPhone 5, ma dato che questo clone dell'iPhone 5 rispetta effettivamente le dimensioni in tutto e per tutto del vero iPhone, possiamo provare ad inserircela. Quindi vediamo effettivamente se calza o meno. Inseriamo prima da questo lato, perché ormai era andata giù, ovviamente è più logico inserire prima il lato dei tasti, ma in questo caso l'ho fatto al contrario. Sì, direi che è abbastanza come superficie, è pari, quindi va ad agguantare lo smartphone in modo adeguato. I fori sono non perfettamente adeguati, nel senso che presumo che questo sportello non si potrà aprire perché è un pochino più largo. Questo penso che sia semplicemente per il fatto che il vero iPhone ha una nano SIM, iPhone 5 ha una nano SIM, mentre qui è presente una micro SIM. Quindi diciamo che questa è la differenza. In effetti, però, se uno non lo sa, veramente non lo nota. Poi la SIM non è che si mette e rimuove ogni giorno. Sopra direi che è perfetto, qua i tasti sono liberi. Questa parte superiore è veramente molto delicata, quindi penso che durerà pochi giorni, però comunque fa la sua figura. Sul retro è satinata, mentre sui bordi è lucida, quindi rispetta un po' il design della struttura base dell'iPhone. Non ha un minimo di protezione sulla parte anteriore, anche perché come vedete il bordo finisce prima del telefono, quindi di fatto appoggiandolo così comunque appoggerà sempre lo schermo e non la custodia. Quindi sicuramente dal mio punto di vista sarebbe preferibile una custodia leggermente più lunga, una cover leggermente più lunga, che vada ad appoggiarsi per prima nel momento in cui lo posiamo su tavoli, superfici varie in quella posizione. Bene, questo era solo per farvi vedere come calza una cover cinese per iPhone 5. Ricordo che il valore di questa cover è attorno al paio di euro, arrivata dalla Cina insieme al telefono. Questo è tutto, vi faremo vedere altri dettagli di questo smartphone come ho già promesso e nonché anche un po' di immagini. Per ora è tutto, mi raccomando continuate a seguirci sia sul sito web formwise.info che sui canali social che abbiamo aperto per voi, YouTube, Twitter, Facebook e Dailymotion. Un saluto da Luca Viscardi.